Carrara Giuseppe, classe nato 21-11-1924, a Serina. Dunque, siamo partiti da Serina al distretto di Bergamo. Da Bergamo, sulle carrozze, mi hanno portato a Tirano. Eravamo su un 30 o 35. E a Tirano abbiamo fatto un 12 o 13 giorni. La mattina si faceva ginnastica e nel pomeriggio un po' di teoria sul fucile, una cosa l'altra. E poi ci hanno trasferito a Merano gli ultimi 4 giorni, perché l'8 settembre, siamo andati il 2 o il 3 settembre, Tirano, Merano. E là abbiamo fatto 3-4 giorni. Praticamente la notte ho mai dormito nel letto, perché partivano la sera le sirene, bisognava andare tutti fuori per le campagne. Tutte le notti. 3-4 notti, tutte così. Mi ricordo l'ultima sera, perché noi alpini e artiglieria montagna eravamo, c'era la siepe, una rete che divideva artiglieria montagna e alpini. Ma siccome nell'artiglieria montagna ce n'era le di Serina 5 o 6, allora 3 o 4 noi da alpini la sera alle 7 o alle 8 ci trovavamo a giocare alla mora. Quella sera lì c'è questo telegiornale, cominciano a dire: è finita la guerra, è finita la guerra, è finita la guerra. E nella repede c'era dentro un buco per andare sia loro che noi, ma dopo non ci siamo detto neanche niente, noi di corsa nella nostra caserma, e loro sono andati per suo conto, quelli dell'artiglieria. Quando siamo arrivati nella caserma, c'erano gli ufficiali: calma, 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 che vedremo domani mattina com'è la... Calma, perché qualcuno già, quelli anziani che capivano più di noi, che avevamo 18 anni, hanno visto le cose come andavano. E non ha lasciato partire nessuno. Domani mattina, la mattina c'erano giù le guardie sui cancelli, siamo usciti più una persona. Non siamo usciti più nessuno. E invece loro, gli ufficiali dell'artiglieria, un po' più, gli hanno detto: fate lo zaino, prendete il necessario e andiamo. Erano in 5, sono venuti a casa. È stata lì la faccenda. Causa degli ufficiali. I nostri, calma, calma, che domani mattina vedremo le cose come sono. C'erano già giù i tedeschi sui cancelli. E loro invece sono venuti a casa lungo la notte.
Dopo siamo stati, ci ha raduno perché dopo lì c'era artiglieria, alpini, cavalleria, fanteria, a Merano c'era tanti, ci ha riuniti tutti nel campo della cavalleria, un campo grande, tutti lì eravamo, stati lì 2 giorni. E poi ci hanno detto una mattina, bisogna partire per Merano, per Bolzano. Uno tradotto che saremmo stati in 5.000 a piedi, andiamo da Merano, andiamo a Bolzano. E là ci hanno caricato sulle tradotte e via per la Germania. All'inizio siamo andati a, mi sembra, a Luckenwald, dove c'era il campo di smistamento, perché lì c'era stato dentro 20 o 30.000 tante tende, tendoni grandi. E lì tutte le mattine qualcuno ci chiamavano per partire da una parte, chi partiva dall'altra. E noi eravamo proprio in 3 di Serina, siamo sempre stati assieme. Siamo partiti il giorno, il 20 agosto, e siamo tornati il 10 di maggio del 45, ancora tutti i 3 assieme, e anche in fabbrica eravamo proprio 2 vicini, uno un po', però sempre assieme, la baracca assieme, il lavoro dopo era quello, la fame. Quando siamo partiti, c'era la voce che diceva, chi vuole aggregarsi ai tedeschi, potevano aggregarsi, e dicevano, guardate che al fronte non vi portiamo, però la maggioranza hanno deciso tutti di essere prigionieri, il 95% tutti prigionieri. Loro ci hanno trattato da prigioniero, perché dalla baracca alla fabbrica eravamo accompagnati dalle guardie. Dal, non so, in che mese di agosto del 44, il Duce ci ha concesso ai tedeschi di passare più prigionieri, ma internati, diciamo liberi, non più con la guardia di andare in fabbrica. È stata così la faccenda. Eravamo venuto a un punto che non si aveva più la forza di stare in piedi. 11 ore al giorno, 11 ore. Non era, diciamo, un mestiere perché io a casa ho fatto vari mestieri con contadino, legna, e quando siamo andati là, in quella fabbrica lì, c'era le macchine, in quella zona lì c'era stato 20 o 30, diciamo, come si, stabilimenti, facevano gli apparecchi, in uno facevano una cosa, l'altro facevano l'altro.
da questo basement lì doveva venire fuori l'apparecchio fitto. E noi ci siamo andati un torno, c'era lì un francese quando, che mi ha fatto vedere due o tre giorni, un tornio per fare i cuscinetti, quelli che mettono nel motore, che c'è l'albero motore, no? Ho fatto sempre quel mestiere. Non era pesante però, star lì 11 ore, era la faccenda che mancava il mangiare. Quella sera ci davano, era come minestrone. La mattina ci portavano lì, c'era più tanta acqua che latte, penso, perché ognuno ci aveva mezzo litro di questo latte lì. Dopo ci davano una pagnotta che era così lunga, così, dovevamo fare ognuno pagnotta quattro razioni. Eravamo baracche, erano baracche tutte unite e lunghe, però ognuna eravamo in otto, avevamo la sua stanza lì, i quattro letti a castello, il nostro tavolino, il coso comodino, uno sotto, uno sopra. E lì bisognava, mi ricordo la sera, bisognava mangiare e poi andare di corsa a lavare, perché dopo arrivavano alle 9, arrivavano la guardia, ci contavano e vedere come avevamo fatto pulito i, non so se lo facevano perché se trovavano su uno sporco ci davano delle botte, ma mica disco, proprio pulito bisognava metterle sopra lì il comodino lì, allora ci guardavano. Il 6 agosto, che eravamo ancora prigionieri, il 6 agosto è stato un giorno che era di domenica. Di domenica la mattina ci siamo alzati e cominciamo a sentire le sirene dell'allarme. Oh, la Madonna stamattina. E poi si vedeva i caccia, ma alti, che giravano 5 o 6 i caccia e lasciavano quel fumo e dietro qua, una scia di fumo. Eravamo seduti lì fuori, tutte delle baracche, perché noi ci ha mai buttato giù una bomba. I nostri campi lì, saltati lì, 30 baracche, mai. E quel giorno lì siamo lì tutti fuori a vedere, sono queste guardie dentro, da dentro, ma non c'eravamo neanche rifugio, c'era solo, no, niente, c'erano le baracche a pian terreno. E poi dopo 10 minuti si comincia a sentire ma un rumore che sembrava, ha cominciato dalle finestre, non ci lasciavano andare fuori. I quadrimotori, ma quanti, tutti questi quadrimotori che facevano sto rumore. Ma non sembravano tranquilli loro, arrivavano a squadriglie, si è messo a bombardare tutte le fabbriche che avevamo lì, ci sono stati
un 20 o 30 fabbriche dove facevano gli apparecchi. Hanno distrutto tutto. Perfino quelle baracche lì erano in mezzo, che non, passando sulla strada, la strada centrale. Non si vedevano neanche, perché c'erano quei pini marittimi e tutte erano un piano, che non si vedevano neanche. Siamo andati là il giorno dopo che, per prendere i nostri cose personali, perché c'era poca roba, ma qualcosina c'era là. Andare là a dover scavalcare tutte le non c'era più né strada, ma che un fragello hanno fatto. E la caccia tedesca non si è neanche sentita. Madò, che disastro. Dopo di loro, dopo di quel giorno lì, in fabbrica non ce n'è più. Siamo stati lì 2 mesi, fermi. Ci mandavano di giorno, ci mandavano magari in qualche posto dove avevamo guardato, nelle case, a prendere su magari nelle cantine che c'era giù ancora magari qualcosa. Mi ricordo in una cantina siamo andati giù, in 5 o 6 c'era giù i barattoli di marmellata, una cosa. E poi con la fame che uno va là, apre un vasetto, ma non ha visto che dietro c'era la guardia, ci ha dato 4 colpi. Non si poteva toccare niente. E ci facevano un po' una cosa, un po' l'altra, per 2 mesi. Poi un giorno sapevamo già che bisognava trasferirsi verso la Francia, sul Meno, il fiume Meno, dove c'era, in tempo di guerra dell'ancora 15-18, che c'erano ancora, lì c'era la fortificazione, la Maginot e l'altra, come si chiama, Sigifrido, ergo, tedeschi e francesi da parte, ha messo giù tutte le dalla parte tedesca, ma erano viali larghi 15 metri, tutto una collina tutta perforata. E lì ha messo giù tutte le macchine che hanno portato lì dopo, ancora per fare quel lavoro lì. Però nel frattempo il Duce ci ha passato civili internati più con le guardie. E dal paese andavamo in fabbrica, ma liberi, liberi andavamo. Facevamo il nostro mestiere. Siamo stati dunque il mese di, alla fine settembre o ottobre, che siamo partiti per andare là. Abbiamo fatto ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Però eravamo vicino alla Francia, si capiva che tutti i giorni il rumore delle bombe venivano avanti, perché da Bucica sapevamo che gli inglesi e americani venivano avanti, e si aveva anche un po' di fiducia, perché però il pensiero era adesso cosa, se un domani è arrivato il momento, che un mese prima si sentivano poco lontane le bombe. Adesso cosa facciamo? Andiamo verso il confine, che così magari per vendetta ci uccidono, perché i tedeschi dopo
ce l'avevano con noi, che li abbiamo traditi, è stata lì la faccenda. Abbiamo deciso però, già prima, abbiamo deciso di venire verso il Brennero. Ci hanno fatto capire le strade più o meno. E così, la settimana prima delle Palme, una mattina andiamo in fabbrica, più nessuno, tutto vuoto. Allora abbiamo capito. Qui prendiamo i nostri cosi e siamo messi d'accordo. Eravamo 3 o 4 di Brescia, 4 o 5 di noi. Abbiamo fatto un gruppo con il nostro zainetto e siamo partiti verso il Brennero. Ma era lunga andare a piedi. Si camminava di notte perché di giorno i caccia, se vedevano qualcosa sulla strada, passavano alti 30 metri, distruggevano tutto quello che vedevano. I tedeschi non si sentivano neanche più. Tutti questi caccia inglesi, americani. Però noi di notte si camminava e di giorno, dove c'era qualche bosco, che c'era delle piante, andavamo lì e si riposava perché si camminava. Dopo la faccenda di mangiare, la mattina presto, magari uno di noi o due, uno andava da una parte, si andava giù nel paese a cercare, no, andavamo nei negozi, erano bravi, ci davano proprio, si vede che hanno visto le cose come, che ormai ci davano il pane, ci davano il burro, mi ricordo, qua dico adesso mangiamo almeno, ci davano proprio. Abbiamo fatto 4-5 giorni quella faccenda lì. Poi una mattina andiamo giù ancora a prendere, e ce ne là 3 o 4 italiani e ci dicono: ma dove venite voi? Dalla parte della Francia lì. Veniamo anche noi di lì. Noi abbiamo la sussistenza tedesca, che avevano i forni, avevano. E loro mi hanno detto: noi abbiamo fatto neanche un giorno di prigionia, abbiamo accettato di andare con loro e hanno detto che l'hanno pensata bene. Hanno mangiato, erano distanti dal fronte, non erano proprio al fronte. E loro mi hanno detto: se volete venire con noi, noi adesso andiamo proprio verso il Brennero, sul Tirolo. Ah, senz'altro che veniamo. Infatti siamo aggregati a loro. Anche loro sapevano già. La notte andavano nei boschi fermi e partivano la mattina con le luci piccole. Siamo arrivati lì giù, sull'Austria, là, al Tirolo, lì, andiamo su per questa montagna, dove ci portano poi adesso. Sarà stato, perché erano 5 o 6 camion, dopo c'era il forno, dopo c'era varie, che una colonnina proprio di. Siamo andati su, siamo stati su 2 giorni, e là ci facevano fare un po' di pulizia, e così, però si mangiava, sì, c'avevano lì la roba, pane, salame, dentro il forno, c'era di tutto. Ho mangiato lì 2 giorni, però la mattina ci alziamo, c'è più nessuno,
gli americani erano già giù a Innsbruck, erano avanti, venivano già avanti, allora loro, so che mi ricordo che c'era dentro ancora nel forno, c'era dentro del pane, c'era dentro, abbiamo preso un po' ciascuno la roba. Poi siamo andati giù da questa montagna, siamo andati giù, è il primo paese che abbiamo trovato dando giù poi di quella montagna. Era come una vallata, ma la strada era alta e la valle era, c'era i camion che c'era, c'era giù in fondo un ammucchiato, si vede che li ha buttati giù tutti, ma di cataste di camion, cataste di camion. Noi siamo arrivati giù in paese. E c'era giù una piazza. Come siamo arrivati giù, viene incontro quei neri là, gli americani. Erano tutti neri. Italiani, sì, italiani. Cioè, era lì, eravamo lì come sporchi, come tutti rotti. Italiani ci ha dato subito da fumare. Io dico non fumo, volevo farci fumare. Ci hanno accolto proprio. E ci ha portato lì, nella piazza, che c'era lì tante macchine, ma erano tutti senza benzina. E come si fa? Perché adesso volevamo venire poi in Italia. Però facendo passare tutte queste... C'era un'ambulanza e mi dice uno, c'è dentro la chiave e poi c'è anche la benzina. Oh, possibile? Sì. La metto in moto, va in moto, c'è dentro anche la benzina. Eravamo in 7-8 noi. Dopo ce ne è andato su ancora 4-5. Abbiamo... quell'ambulanza lì era piena. Siamo partiti, siamo andati a Innsbruck, siamo andati su, arrivati su al Brenner. Sembrava una cosa, perché ormai il pensiero si aveva sempre di tornare, però le cose si mettevano non tanto. Ci hanno fatto una festa passando in quei paesi lì, ci hanno fatto una festa. E siamo venuti giù, qua dove c'è il manicomio, lì alla Clementina. Lì ci hanno fermato 2 giorni, disinfezione, ci hanno cambiato tutto, così. E poi sono venuti a prenderci col camion e siamo partiti per Sarina, tornati ancora tutti e tre assieme, è andata ancora bene. Io sono venuto il mese di maggio, il 10 maggio del 45. L'altro fratello, che era anche lui in Germania, lui è venuto a settembre, perché lui era trasferito dalla parte dei russi. I russi venivano da una parte e gli americani dall'altra. Loro l'hanno tenuto là 3 mesi. È venuto alla fine agosto, settembre. E
hanno detto che lo facevano lavorare, non tanto, però gli facevano fare qualcosa. Invece quello di uno che è rimasto in Russia, quello è rimasto là e basta. E l'altro è venuto a casa alla fine del 45, più tardi. Uno 19, quello in Russia dal 21, l'altro fratello il 23 e io dal 24. Va l'alpin sull'alticime, passa al volo lo sciator, dorme sempre sulle cime. Più saputo niente di quello del 21? Più niente. Alpini anche lui. Alpini. Quinto alpini. Reggimento alpini. Tre sorelle che ci sono ancora a Serina, una del 26, una del 30 e una del 36, e gli aiutavano perché il papà aveva su 5 o 6 mucche, aveva un po' di terreno e bisognava, poi lui era malato di ulcera, mio papà è sempre stato, e c'erano queste sorelle che gli aiutavano a... Ma è stata la mamma che ha preso una... Dopo di quel fratello lì che è rimasto in Russia, è stata più lei. A riuscire più a saper niente, è stata una cosa. Anche quando siamo venuti a casa, senza lavoro, senza niente, perché va bene, c'erano lì 5 o 6 mucche, ma eravamo ancora tre fratelli dopo, e le sorelle. Allora, dopo andavamo da una parte, dopo chi andava a tagliare un po' di legno, ma insomma dei soldi, nessuno non se ne vedeva. E poi, vicino a me c'era un colonnello di Villa di Serio, non so se avete... I cavalli, a Villa di Serio c'erano i fratelli, uno era generale, uno colonnello e uno era giù al governo, c'è anche la via Cavalli a Villa di Serio, e questo qua aveva sulla casa vicino a noi in villeggiatura, l'avevo in affitto e l'estate era... Quando io sono venuto a casa e non trovavo lavoro, sono andato giù anche verso Milano, non trovavo, e mi dice: io vado a Padova, era comandante, lui l'ha passato comandante a Padova della... come dalla pulizia, tutte quelle cose. Però io avevo già la patente, che l'ho fatta qua alla fine del 52, appena compiuto i 18 anni
ho fatto la patente. E mi dice, vuoi venire a Padova, che c'è una cooperativa? E magari, ma senz'altro che vengo. Sono partito, ho stato là una settimana in casa sua, perché eravamo proprio, lui a Serina, la sua casa era qua, la nostra, vicino proprio a Micia. Tanto la cooperativa non si fa più, mi dice, perché non vanno d'accordo. Adesso come faccio? E lui mi dice, vuoi venire in officina nella pulizia, della pulizia? Perché lì c'era il comando. Ma vengo anche in officina io, che non ero capace per niente, però in officina, anziché andare fuori in servizio, perché c'era la pulizia stradale, la pulizia... tanta gente, eravamo lì con la caserma lì. E io lavoravo in officina, eravamo là in 10-15 e mi piaceva anche, ho imparato un po' lì. Dopo però sono stato lì un anno e mezzo, anzi, quando è venuto a casa mio fratello, gli ho detto al colonnello lì, non posso far venire anche l'altro fratello? Certo, facciamo venire anche, era lui che comandava, facciamo venire anche lui. Infatti siamo stati lì un anno e mezzo. Poi mi hanno detto, adesso o bisogna passare, diciamo, effettivi, o se no bisogna, perché noi eravamo lì neanche, un po', diciamo, neanche effettivi. Prendevamo la nostra paga regolare, però se si passava effettivi si poteva venire a Bergamo, anche a Bergamo. Ma sono stanco io di militare, non ne parlo più io di... E lì so che la notte, bisogna partire la sera, perché c'era... Gli inglesi erano lì a Padova, eravamo a Padova, erano loro che avevano in mano un po' tutto, e con gli italiani si trovavano un po', litigavano sempre, perché anche loro erano, sentivano lì le donne, quello che gli avanzava da mangiare, dove c'erano per modo le cucine, li buttavano via e loro andavano lì per cercare qualcosa, no? Non gliele davano neanche, cattivi, hanno detto che erano cattivi, e allora c'era sempre del... Allora andavamo noi la sera e c'era qualche... si cercava di metterli e poi si caricava, perché c'era munizioni dappertutto abbandonato dai tedeschi, si caricavano e si portavano alla caserma. Bisognava essere giusti, diciamo, si arrivava a casa e si mangiava, andare giù subito a lavare nella lavanderia il coso e venire su, asciugarlo, metterlo via e non sbagliare. E non sbagliare, perché si sbagliava 5 minuti l'orario. Una sera, quello di Serina, quello che eravamo,
è stato giù un momento a parlare con uno lì, è arrivata la guardia, che manca, e altri è arrivato, dove sei stato? Gli ho fatto capire, in tedesco, però noi non eravamo capaci neanche di parlare. Dopo 10 minuti arrivano lì fuori tutta la nostra stanza. Ci ha fatto andare nel cortile, erano in mezzo due, pensi, quello lì che era rimasto giù alla lavanderia a lavare il piatto. Ne ha preso tanti, si era lasciato giù in terra, sembrava morto, dalle botte che ha preso. Pensa, per aver ritardato 5 minuti, e l'ha fatto per dispetto, non perché cosa ha fatto lì, ha fatto niente di male. Lo facevano per dispetto, se uno sbagliava un pochino. È quella lì che è. Una sola. L'unico biglietto è quello. Carissimo papà, dopo il mio lungo silenzio, spero che vi saranno graditi aggiungervi di queste due righe. La mia salute è ottima, come spero che sarà anche di tutti voi. Sono ansioso di sapere dai fratelli, ma fatemelo sapere un po' in maniera, e spero di, un po', non sto a pensare male di me, sto bene, sto benissimo, e spero di un presto rivedervi. Vostro figlio Beppo. Dopo però, quando ci hanno passato civili, diciamo, internati, mi hanno mandato un pacco con dentro il riso. Ah, dopo andavamo fuori, accendevo il mio fornello, mangiavo, facevo cuocere il riso. 3-4 cucchiai di riso ti rende. E una volta all'inizio mi ha mandato il pane, quello secco. Galette. Ecco. Dopo basta. Dopo mi dicevano anche gli altri che si vede che ricevevano, ma non davano più niente ai prigionieri lì. No? No, ok. Ha avuto la malattia delle orecchie, è diventato sordo. Non del tutto sordo, però non l'ha fatta. Adesso penso che quello che si è passato a raccontarlo alla gioventù, non lo credono neanche quello che si è passato anche prima di andare militari, perché mi ricordo che in montagna delle fabbriche non ce n'era, ce n'era poco anche quale. Ma lassù era proprio misera. Noi si viveva tanto perché l'inverno continuavano a farci vangare e giù patate. Facevamo
non per dire, ma di più di 15 quintali di patate. Quando eravamo lì, i nove, e non c'è neanche patate a mezzogiorno, patate la sera. Dopo si metteva giù un pezzettino di frumento, bisognava denunciarlo, quanti metri, perché dopo tiravano indietro dalla tessera il pane, perché avevamo il frumento. E certo. Più che altro noi la si mangiava formaggio, dopo avevamo le galline, le uova e qualche coniglio ogni tanto avevamo noi, si uccideva. Dopo facevo i gnocchi con le patate, madonna quante, eppure guardi che si lavorava nei boschi, era pesante, perché oltre a tagliarla la legna, segarla tutta, tagliarla a mano, non c'era la motosega, tagliarla, segarla, portarla, perché dopo c'erano le funi, partiva magari da 1000 metri, andava su una fune, allora bisognava portarla tutta in fare un mucchio qua, uno qua, uno, e allora il filo, prima si cominciava in cima, dopo si tirava giù all'altro mucchio. Le sorelle, anche loro, perché dopo bisognava, c'era questa di faccenda, l'estate si cercava di tagliare, ammucchiare la legna, e l'inverno mandarla giù coi fili quando c'era la neve. C'era anche le mie sorelle che venivano a portare, magari c'era 1000 metri, la fune era, eravamo in 5, magari a portare su le, non le ho mai viste i cosi che vanno su. Caro. Allora, più o meno erano 20 di quel coso lì, più i lacci, più le corde, perché come arrivavano giù, bisognava tornare. E anche le sorelle, venivano anche loro, avevamo magari 200 metri ciascuno. Io di qua arrivavo là, l'altra di là arrivava, avevamo tutti i nostri metri da fare, a portare. E le sorelle, che erano più giovani, anche di me, ma venivano anche, era la vita così. Perché mi ricordo, prima di andare militare, andavamo nei boschi a fare la legna. Non tutti potevamo lavorare, certo, la terra per 7-8. La mamma si alzava alle 5 a fare un po' di polenta, perché la polenta era una cosa che si consumava, noi 9, un quintale di farina al mese. C'era polenta la sera, polenta a mezzogiorno, polenta la mattina, polenta. Dopo un po' si prendeva su da mangiare magari un pezzettino alle 10, perché col lavoro nei boschi è pesante. Dopo mi ricordo veniva la mamma a portarci da mangiare verso mezzogiorno, lei faceva un pezzo e noi andavamo incontro. Andare in militare là allora era obbligo, perché se non si consegnava c'era la legge della fucilazione. Uno che disertava
c'era la legge della fucilazione e bisognava andare. Però noi avevamo, che in quei periodi lì era tutto tesserato, perché il pane, mi ricordo i primi giorni, ci ha dato 3-4 tesserini da prendere il pane. Quando ero militare su a Tirano non riuscivo neanche, poi non c'era neanche per loro, non si poteva avere. Però quei pochi giorni lì, non che c'era sopra più, però si mangiava, si faceva presto mangiare e chi era più svelto riusciva, se c'era un pochino di giunta, andare a prenderla. Chi era più svelto a mangiare? Dopo molto, quello che c'era, c'era. E quando siamo andati a Merano, là, siccome che eravamo fuori la notte, gli alpini, che erano già vecchi, che arrivavano con i capelli pieni e anche borse di che era settembre, di mele. Mi ricordo 2 lire mi davano un capello di peri, di mele. Potevo anche mangiare qualcosa, se avevo una fame, che non ci davano più niente. Stato lì 2 giorni, non ci abbiamo dato niente. Si mangiava quelle mele lì e si aveva qualcosa nel, ma non si aveva più niente. È stata dura. Dorme sempre sulle cime, sogna mamma e casolar. Fra le rocce, fra i burroni, sempre lesto è il suo cammin. Quando passa la montagna, pensa sempre...